British Institute raccoglie ancora una volta la comunità inglese per questo evento gioioso stavolta. Sappiamo e abbiamo parlato più volte del legame particolare che lega Carlo e Camilla proprio al British Institute. Quello che le chiedo è: avremo la possibilità, secondo lei, di accogliere qui in queste stanze di nuovo il re Carlo? Meno male, spero che sarà possibile entro un futuro non troppo lontano di oggi, ma come re sarà sempre più impegnato che era, e così non aspetto precisamente che arriverà fra i prossimi 2 o 3 anni, ma lavoriamo per farlo di nuovo. No? Che cos'è oggi la monarchia per lei, e riuscirà Carlo a trasformare, ad adattare questa antica istituzione ai tempi moderni? Si spera, perché lui ha tanti anni che ha studiato a fare il re, e lui ha l'idea di cambiare diverse cose che sono un po' all'antico, diciamo. Io penso che lui riuscirà bene. Oggi è una giornata speciale anche per la regina, che per la prima volta diventa regina, non regina consorte. È stata per anni una delle donne più odiate di Inghilterra. Avete fatto la pace con Camilla? Sì, certo, io non avevo mai niente contro Camilla, erano affari loro. Però sarà una buona regina? Penso di sì, sì. Abita da tantissimi anni a Firenze, è qui però per seguire questa cerimonia, ma a lei non piace molto il re? Non questo particolare re, perché è troppo vecchio, assolutamente troppo vecchio, è perché per me la monarchia ha finito con la morte di Elisabetta II. Da adesso in poi è un declino verso una repubblica, secondo me. Eppure Carlo porta avanti delle tematiche, le ha portate avanti, penso ad esempio a quelle ambientali, fin da anni in cui ancora in pochi ne parlavano. Sì, non ha una modernità in sé che le può piacere? Dal punto di vista del politically correct, lui ha tutte le carte a posto, ma manca entusiasmo, manca carisma, non è un trainante di carattere. È troppo vecchio. Se la corona fosse passata direttamente a William, sarebbe stata più contenta. La soluzione ideale. Com'è? Di saltare una generazione. La soluzione ideale.